Nella puntata di oggi ci occupiamo di dati relativi alla crisi occupazionale, al dilagante fenomeno della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, a livello nazionale e con particolare riferimento alla Puglia. Ricordate tutte le belle parole, le favole che ha raccontato e racconta Renzi, la Boschi, l'attuale Premier Gentiloni? Beh, tutte le loro chiacchiere, le loro favole vengono smentite dai numeri, vengono smentite dall'Istat, e l'Istat non è certamente un partito politico, un qualcosa di avverso che vuole a tutti i costi creare problemi a Renzi. Parlano i numeri. E a maggio il tasso di disoccupazione sale all'11, parliamo a livello nazionale, sale all'11,3%, più 0,2 punti percentuali, e quello giovanile sale al 37%, più 1,8 punti percentuali rispetto il paragone e col mese di aprile. Quindi abbiamo fatto il paragone tra appunto maggio ed aprile 2017. Giuliano Poletti, il ministro del lavoro, racconta favole, cerca di salvarsi e dice: dopo il forte aumento registrato ad aprile, la diminuzione degli occupati registrata a maggio non muta le tendenze di medio-lungo periodo dell'occupazione, che continuano ad evidenziare sia su base trimestrale che su base annuale la crescita degli occupati e la diminuzione dei disoccupati. Certo che Giuliano Poletti ha una faccia di bronzo, ha un coraggio di quelle mai viste, nega l'evidenza, nega che questo paese sta andando a rotoli, nega che la gente che aveva un lavoro di una certa età lo sta perdendo e non lo ritroverà mai più, e per i giovani l'accesso al mondo del lavoro diventa una chimera. E questo la dice lunga sulle favole, sulle falsità, sulle illusioni che Renzi ha creato col Jobs Act e con vari strumenti che servivano solo così a gonfiarlo come un pavone, avevano e hanno solo una funzione elettorale. Ricordate Renzi quando tiene le convention con le slide e fa vedere che lui è quasi il mago Merlino che crea occupazioni. Questo a livello nazionale. Quando andiamo in Puglia, non vi dico, anzi ve lo dico, nella nostra regione, facendo un paragone con il precedente trimestre 2017, noi registriamo un tasso di occupazione generale pari al 21,5%, con un incremento di un punto percentuale sul precedente trimestre. E se noi facciamo, quindi questo a livello generale, quando poi consideriamo i giovani, la situazione occupazionale, davvero c'è da mettersi le mani nei capelli, anche per chi come me non ce li ha. Perché se noi facciamo un paragone tra, considerando i giovani, tra la realtà del 2008 e la realtà del 2016, c'è davvero da impazzire. 2016 noi abbiamo il 49,6%, è il tasso di disoccupazione giovanile, nel 2008 invece era 31,6%, cioè siamo passati oggi al 49,6%, nel 2008 eravamo al 31,6%. Ditemi quale miglioramento c'è stato. Non do certamente tutte le colpe a Renzi, sarebbe ingeneroso e folle, perché non c'era solo lui a governare. Ma signori cari, vogliamo negare l'evidenza? Vogliamo dire che la Puglia tanto felice deve chiudere gli occhi e deve fare finta di niente davanti al fatto che nel 2008 c'era un 31% e ora c'è un 49, quasi 50? Dobbiamo dirle queste cose? Ma mi sembra davvero, davvero incredibile. E poi, tornando al discorso generale, quindi dei disoccupati generali, a prescindere appunto dai giovani, un tasso complessivo dal 2008 a oggi, oggi ci sono 149.000 disoccupati in più nella nostra regione, dal 2008 a oggi. Ringraziamo i governatori che si sono succeduti, ringraziamo i governi che si sono succeduti, in ultimo
Renzi e il suo fantoccio politico Gentiloni. Ditemi voi in che condizione stiamo. Questa è l'Italia e questa è la Puglia. E allora forse è il caso di investire nell'istruzione, nella ricerca, nell'università, far sì che le menti migliori non vadano via dal territorio, ma rimangano nel territorio, arricchiscano il territorio, e queste menti migliori che arricchiscono il territorio determinano un circolo virtuoso, perché la gente capace che opera, che sa operare, porta beneficio al territorio, e portare beneficio al territorio significa creare occupazione e significa far sì che tanta altra gente non prenda la valigia di cartone un tempo o il trolley oggi e se ne vada. Con un'adeguata politica, anzi con politiche mirate all'istruzione, alla ricerca, al processo di sviluppo, noi possiamo coltivare quelle menti che ci fanno crescere, che creano, che hanno inventiva, che apportano innovazioni, e tutte queste innovazioni significa anche creare i presupposti per l'incremento dei posti di lavoro. È un'idea, è un input. Sta di fatto che i numeri sono impietosi. 11,3% il tasso di disoccupazione registrato in Italia, 21,5% il tasso di disoccupazione registrato in Puglia. Questa è l'Italia, questa è la Puglia. Renzi, Gentiloni, a che gioco state giocando? Ma pensate che portiamo i prosciutti, le fette di prosciutto sugli occhi? O voi siete abituati a prendere per i fondelli il prossimo, i cittadini? Poi non lamentiamoci quando i cittadini non vanno più a votare, quando sono stanchi della politica, quando dicono che i politici sono tutti uguali. E per forza, con questi dati, cioè, pensate un po', dal 2008 a oggi, lo ripeto, in più 149.000 disoccupati. E come tasso di disoccupazione rispetto al 2008, nel 2016, siamo passati dal 31,6 al 49,6. Complimenti. E al cittadino poi si chiede di pagare le tasse e di andare a votare. È giusto che ciò avvenga, ci mancherebbe sia pagare le tasse sia andare a votare, ma io come cittadino mi sento preso per il culo. E voi? Dai l'altro. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.